Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accordo di Parigi per il clima è accettato. Alla conferenza sul clima di Parigi del dicembre 2015, 195 paesi hanno concordato il primo piano d'azione universale per contrastare il cambiamento climatico, limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius. Questo traguardo storico è solo il primo passo. Ora ogni paese deve tenere fede alle promesse fatte. Le attività umane, come l'utilizzo di combustibili fossili, l'allevamento di bestiame e la deforestazione, comportano un aumento delle temperature. L'innalzamento del livello dei mari metterà a rischio zone costiere e numerose isole. Gravi siccità e supertempeste diventeranno più frequenti e una specie animale su 6 sarà minacciata. Per questo motivo, a Parigi, i paesi si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni di gas serra e a elaborare strategie di adattamento alle inevitabili conseguenze del cambiamento climatico. Per farlo sarà necessaria una trasformazione economica a livello mondiale che sviluppi il pieno potenziale delle energie rinnovabili, renda l'agricoltura più sostenibile, decarbonizzi i trasporti e ridefinisca il mercato dell'energia elettrica. Questa transizione porterà nuove opportunità per l'industria, gli investimenti e le aziende attive nel campo dell'innovazione. Più sarà fatto, maggiori saranno i benefici per i cittadini in termini di occupazione, prodotti più intelligenti, aria più pulita e fonti di energia più sicure. Realizzare questi obiettivi sarà una sfida. Abbiamo tutti un ruolo da giocare. Oltre 10.000 aziende, investitori, regioni, città e organizzazioni della società civile si stanno già attivando in tutto il mondo. Ma i disastri legati al cambiamento climatico sono sempre più frequenti. Tutti i paesi ne stanno subendo le conseguenze e affrontano il compito di rafforzare la propria resilienza ai cambiamenti ambientali. Una cosa è certa, la cooperazione internazionale è un elemento chiave per arrivare a una soluzione globale. I paesi sviluppati si sono impegnati ad aiutare gli altri paesi offrendo tecnologie, rafforzando le istituzioni e fornendo anche un sostegno finanziario. Altri paesi, comprese le economie emergenti, si stanno impegnando sempre di più a fornire il proprio aiuto alle nazioni più vulnerabili. L'Unione Europea sta già mettendo in pratica gli impegni presi a Parigi e entro il 2030 ridurrà le proprie emissioni almeno del 40%. Dal 1990 l'Unione Europea ha già tagliato le emissioni di quasi il 25%, mentre al contempo ha fatto registrare una crescita economica vicina al 50%. L'Accordo di Parigi ci offre un piano d'azione globale per combattere il cambiamento climatico. Lavorando insieme possiamo costruire un mondo più sicuro e sostenibile per tutti noi e per le generazioni future.